bentrovati a tutti, io sono molto contento di essere qua, perché ormai è anche la terza volta, con alcuni che siamo già conosciuti, e io ho un compito difficile, cioè in un'ora dovrei darvi, diciamo, degli estremi su questo tema, che è il tema dell'auto-organizzazione. Userò dei filmati anch'io, perché ho imparato che se una figura vale più di 1000 parole, un filmato ne vale 1000 nel cubo, quindi è molto efficace. Infatti avete visto che anche Alessandro li utilizza. Allora, vediamo un attimo, eccoci qua. Il tema è l'auto-organizzazione, e vedete che vi ho scritto il futuro più affascinante per le organizzazioni. Ecco, su questo tema, insomma, è un tema ormai che si sta affermando, anche se non è molto diffuso, nel senso che se voi prendete i manuali di organizzazione non trovate mai un capitolo sull'auto-organizzazione, perché è un tema, se pensate, se mi passate il termine, un po' avversivo, cioè il tema che in realtà il tema dell'auto-organizzazione è quella che ha cambiato la storia, cioè la storia anche delle rivoluzioni sociali è tutta storia bottom-up, cioè non è storia top-down. E quindi in realtà tutti i cambiamenti più importanti sono cambiamenti che emergono dal basso. Allora adesso io cercherò di farvi prima un ragionamento sul tema si chiama emergenza, anche se il tema emergenza in italiano purtroppo richiama la Croce Rossa, per cui per meglio capirci il tema dell'emersione dal basso. E quindi vorrei farvi riflettere su come il tema dell'emergenza sia un tema importante nel mondo fisico, nel mondo biologico, ma anche nel mondo sociale, dove diventa l'auto-organizzazione. Allora, partiamo, ecco, questa è la scaletta, quindi una riflessione sul tema dell'emergenza, poi la declinazione in termini, diciamo, nel mondo delle organizzazioni, quindi parliamo di auto-organizzazione. Poi a questo punto cerchiamo di mettere i ferri in acqua e cercare di capire che cosa vuol dire fare auto-organizzazione in pratica, e quindi vi proporrò quattro principi, ve lo anticipo. E poi una riflessione sul tema che nell'auto-organizzazione, siccome la periferia diventa fondamentale, facciamo una riflessione breve sul fatto che il processo di apprendimento è basato sugli errori, e quindi il tema dell'apprendimento per errori, e poi andiamo a chiudere. Questa è un po' la scaletta. Allora, siccome abbiamo un'ora di tempo, io guarderò attentamente l'orologio e chiudiamo comunque entro il tempo previsto. Allora, cominciamo con l'emergenza. Ecco, questo signore Philip Anderson, vivente, premio Nobel per la fisica, che cosa afferma? Che l'emergenza, in tutta la sua infinita varietà, è il mistero più affascinante della scienza. Questo signore è diventato famoso perché ha pubblicato nel 72 un articolo che si è intitolato More is Different, che vuol dire il più è diverso. E è considerato questo lavoro pubblicato su Science, nel 72, il manifesto delle scienze della complessità. E che cosa dice in questo lavoro Anderson? Anderson dice: attenzione, che noi abbiamo sempre memorizzato come approccio risolutivo il metodo cartesiano, no? Se vi prendete il libretto di Cartesio, io ce l'ho a casa, un libricino molto piccolo, ma in genere sono quelli piccoli, quelli tosti, dice Cartesio: quando avete un problema dovete pigliarlo, lo scomponete in parti, trovate le soluzioni per le parti, ricomponete tutto, il problema risolto. Bene, ma tutto questo funziona se l'interazione tra le parti è un'interazione o assente o marginale, quindi trascurabile. Quindi il sistema, l'approccio cartesiano, l'approccio analitico, funziona quando il problema è complicato, complicum cum pieghe, quindi pensate a un foglio di carta, lo piegate n volte, un problema complicato va spiegato. Quindi fate n pieghe, n spieghe, e il problema è risolto. Ed è l'approccio cartesiano classico.
Però questo non funziona quando le interazioni tra le parti non sono più trascurabili. Perché quando voi scomponete il problema in parti, vi perdete l'interazione e quindi perdete il significato del fenomeno stesso. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo l'acqua, H2O. Questo lo sanno anche chi non ha fatto la chimica. Idrogeno ossigeno. A temperatura ambiente l'acqua è liquida. Ma se voi andate a scomporla nei suoi elementi costitutivi, idrogeno e ossigeno, a temperatura ambiente sono gassosi. Quindi la proprietà liquida è una proprietà emergente dall'interazione degli atomi di idrogeno e ossigeno. Se voi scomponete in parti l'acqua, ne perdete il significato. Quindi ci sono dei fenomeni che prendono la loro forma dall'interazione tra le parti. Quindi, quando il problema è complexum, connodo, voi non potete più applicare il caro, antico e efficace metodo cartesiano analitico, dovete rinunciare a capire il problema nelle sue pieghe, nei suoi elementi, dovete fare un salto di piano concettuale, logico, e guardare il fenomeno nel suo insieme, nella sua sintesi, nel suo essere un sistema fatto di parti e di interazioni. Okay? E quindi dovete usare non più l'approccio analitico, ma dovete utilizzare un approccio sistemico, olistico. Okay? Quindi, in grande sintesi, se il problema è di tipo, se il problema è di natura complicata, l'approccio assuntivo è tipo analitico. Se il problema è di natura complessa, l'approccio assuntivo è di tipo sistemico. Quindi, in grande sintesi, dimmi che problema hai e ti dico che approccio devi utilizzare. La questione non è per niente banale, perché questo crea una frattura tra l'impostazione cosiddetta riduzionistica, perché se ci pensate, l'approccio riduzionistico dice prendi un problema, riducilo in parti, cioè riduci il contesto di analisi del sottosistema e così risolvi il problema. Ma questo funziona, ripeto, se le interazioni sono strutturali. Quindi, facciamo un passetto più avanti, facciamo un altro esempio. Un neurone non pensa, molti neuroni pensano, il pensiero è una proprietà emergente. Ma facciamo un altro esempio, non so se lo sappiate, ma quando i chimici all'inizio dell'Ottocento scoprono che gli organismi viventi sono fatti degli stessi elementi della famosa tabella degli elementi, fanno un salto sulla sedia, perché erano convinti che il mistero della vita fosse legato alla presenza di qualche elemento ancora non noto. Ma quando chiudono la tabella degli elementi e scoprono che tutti i pesi atomici sono coperti, e scoprono che la vita non è collegata alla presenza di particolari elementi, quindi, per dirla tutta, la vita è una proprietà emergente. Allora, qualsiasi apparato che noi abbiamo costruito, pensate a un motore. Un motore potete smontarlo e rimontarlo. Okay? Quando io ero ragazzo, con il mio P4 SS della Minarelli, me lo smontavo tutto, poi avanzavo qualche rondella sempre, però poi, meno male, funzionava. Un po' peggio, ma funzionava. Voi provate a smontare un gatto, non lo rimontate più. Quindi, qualsiasi organismo vivente è un sistema complesso, cioè la vita è una proprietà emergente. Quindi la proprietà liquida è una proprietà emergente, il pensiero è una proprietà emergente, la vita è una proprietà emergente, noi siamo pieni di fenomeni emergenti. E che errore facciamo quando abbiamo quindi problemi più complessi? Continuiamo ad applicare l'approccio analitico e qui cominciano i problemi, cioè sostanzialmente Anderson ha detto attenzione, noi dobbiamo fare un salto di qualità quando abbiamo di fronte problemi di natura complessa. C'è un problema in più, che gli organismi viventi anche evolvono, quindi non sono solo sistemi complessi, ma sono sistemi complessi adattativi. Quindi noi siamo sistemi complessi adattativi, i gruppi sono sistemi complessi adattativi,
le organizzazioni sono sistemi compensativi, le società sono sistemi compensativi, i linguaggi sono sistemi compensativi, cioè sostanzialmente tutto il mondo del sociale è un sistema complesso. E quando lo affrontiamo con i metodi classici analitici siamo fuori strada, siamo fuori strada.